Squitch. Squitch? Mi è sembrato troppo strano però così. Ciao caro, come va, tutto bene? Vedi che ciao caro lo dico io. Appunto, sono nel tuo posto. Senta! Ma che cazzo scendo? Io rimango qua, mi piace. Ha giudicato. Tutti alla compagnia dello svapo in questo nuovo video dove parleremo di un atomizzatore della UD offerto gentilmente sempre dai fratelli Sparacino. Ma sono vivi quella della UD? Sì, sono vivi. Certo. Che era un casino che non ci capitava per le mani una cazzata. Rispettivamente Ribilio e Svapo Service, e l'atomizzatore di cui andremo a parlare oggi è lo Zephyrus V3 25 mm, un tank che sia rigenerabile che ha testine. E all'interno... la testina è uguale a TFV8 Baby. Sì. All'interno della confezione troverete una brugoletta, una resistenza prefatta da 0,15 ohm, spare parts e un vetro di ricambio. Troverete anche l'RBA per poter fare le resistenze voi. Allora, noi abbiamo provato... Ma io mi sento male da questo lato, posso tornare al mio... No! No. Zitta! Vediamo se io provo a fare... Si sta scomodo, non so come mettermi. Allora, se io provo a fare... Zitta! No! Niente, rimbalza! No, c'è, ma a parte proprio... che... Zitta! No, no. Non ti fa effetto? No, non funziona. Okay. Però sì, con gli occhiali, dai. Quindi, dicevamo, l'ho provata. Un attimo, fammi parlare. È buono! Enrico. L'ho provato sia con la resistenza prefatta che con l'RBA. Adesso abbiamo montato l'RBA. Si devo dire... Siamo tornati al polmonare. Devo dire che l'atomizzatore si che comporta... Che siamo tornati al polmonare, sì, per il bordello di polmone. Non si vede più nulla. Non si vede assolutamente niente! Yeah! Perdonatemi, questa poi magari la tagliamo. No, ma anche no. Assolutamente. Devo dire che l'atomizzatore con la resistenza prefatta in dotazione si comporta molto bene. L'aroma non è eccezionale, ma fa quello che fa, è sicuramente meglio della versione V2 e meglio anche di tanti altri atomizzatori della stessa fascia di prezzo. Le cose cambiano invece con l'RBA. L'RBA ha delle torrette stile Velocity, funziona abbastanza bene, anche la campana è abbastanza larga. Ora lo stiamo provando con un liquido, la nostra nuova ricettuzza, ragazzi! Abbiamo fatto la ricetta nuova! La ricetta nuova, la ricetta nuova. Scusate, buono. Buono. Mi sono un po' emozionato a causa. Ma perché questo style capretto? Perché oggi sono il pirata dello svapo. Vedi che già c'è qualcuno che si chiama così, credo. Veramente. Sfigato! Non lo so, c'è lo spincione dello svapo. E c'è Da oggi c'è la MILF dello svapo. Anche. Allora, stendiamo un lenzuolo pietoso. Figlio su, lenzuolo. Piumone. Sulle varie MILF, Tris, Kiris, Mlaif, Laclaslaf dello svapo, perché sono una... peggio. Ma anche io sono una MILF dello svapo. No, tu sei una... Ci sta, sono messo di qua, devo distruggere allora il microfono. Visto che allora chissà di là distrugge il microfono. No, allora... Puttana, aspetta che dovete No, e vai. Dovete sapere che Maya, più che una MILF dello svapo, è una... Senta! Dello svapo. E ha funzionato. Porca miseria. Allora, nostra nuova ricettuzza che stiamo provando. Ma quando è che lei ha gli occhiali paciotti? Cioè, ma ti rendi conto? È tipo strafiga oggi. Sono gli occhiali paciotti. Perché strafiga? Ci stanno bene. Poi è il fenicottero. No, effettivamente il fenicottero è figo. Sono versione segretaria. Stiamo provando qui sul... Stavo dicendo il TFV Nano. Non so perché mi stavo uscendo TFV Nano. Se esce un TFV Nano io voglio i diritti d'autore. Cioè, questo è poco. Vedi che è uscito un altro TFV8. Aspetta. Che cos'è il Big Super Best Mega no, Mega Ever? Il Prince Beast si chiama. Madonna. Praticamente c'ha un Pyrex che è
dritto così e poi si allarga e diventa tipo così, tipo Dragon Ball. E ci vanno 8 ml di liquido. Fico. Mi sta avendo la scoliosi a stare da questo lato. Posso cambiare posto? No! Se vuoi, guarda, ti posso aiutare io. No, 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 no! La no, manovra. Piano, piano di valzala. Allora, okay, ragazzi, stiamo provando la nostra nuova ricettuzza qui sul... Fammi fare una sul sudata. Zephyrus V3 Tank da 25 mm. Non so se l'ho detto. Grazie. Se l'ho detto fa ancora, cioè, uguale. Allora andiamo a sentire un po' questa robaccia. Bellina. Allora, quantità di vapore, come potete vedere, abbastanza buona, veramente tanto, un tank, tanto sì, vapore. Carino. L'aroma inferiore al VCST. Inferiore al VCST, indubbiamente. Anche sì. Al Tornado Hero. Vabbè, ovvio. Anche al Tornado Hero. Ma anche al Griffin, forse. No, al Griffin no, siamo lì. L'aroma che riscontriamo su questo Zephyrus V3 è buono, sì, non è eccellente, non è eccesso. È fedele. Sì, sì, è fedele a quello al che 70%, deve essere. Sì, dai, sì, sì, è assolutamente un buon acquisto, anche perché per la fascia di prezzo che è uno dei migliori. Il salato si sente poco, si sì, sente di più il dolce. Il dolce si sente benissimo, i salati così così, i fruttati esattamente come i cremosi. Va bene sia per i fruttati che per i cremosi, esatto, e anche per i mentolati. Questo. Sì. Comunque, bando alle ciribiripacchiole. Che ragazzi, cazzo sono stavolta le ciribiripacchiole? Non lo so. La stessa cosa delle ciribiripanciole, delle ciribiri... No, però perché panciole con pacchiole? Ora lo voglio spiegato. Perché... Così la smette di essere stronzata in video. Picchio pacchio mi piace troppo. Ecco! Ti devo dare ragione. Tradotto. Yeah, però questa vabbè, cosa così... È perché voglio diventare il santino dello svapo, quindi piano piano la... No! No, no, che schifo! Il santinuccio? No! Il santinello? No, ma manco parrino dello svapo devo far diventare. Il papa dello svapo, yeah! Ragazzi, con la tiara ci arriva. La tiara? Lo facciamo? Non compriamo questa spacchettina? Si chiama tiara? Si chiama mitra. A mitra? La mitra. Il papa con l'M4 in mano. Bellissima. Socom, ragazzi, socom. Allora, che cazzo stiamo svapando? Qual è questa nuova ricetta? No! No, vi diciamo la ricetta, che è il cannolo siciliano alla ricotta, ragazzi. Sicilian cannolo of ricotten. Perché il cannolo di Arturo è sempre più duro, ragazzi. Abbiamo utilizzato gli aromi della Monkey Nut. Guarda la schiena. Monkey Nut, poi sta insieme morendo per una volta, buccia, che è messa da quel lato. Buccia di cannolo Monkey Nut, crema alla ricotta di sempre Monkey Nut, e poi il super sweet della capella, o della cappella come molti nei ma negozi. Ma perché la chiamano cappella? Non lo so, perché la gente è goduriosa. L'ignoranza la tagliano con il coltello. Poi senta la signora, magari di una certa età, magari vestita col pellicciotto, tutta truccata. Mi dà un aroma cappella? Mi dà per favore la banana cappella. Banana cappella. Bella. E tu lì dici signora. Sì, signora! Detto questo, ovviamente la ricetta completa l'avrete sulla nostra pagina ufficiale La Compagnia dello Svapo su Facebook. Mi anche... e penso che abbiamo detto... Ma la ricetta come la chiami? La ricetta si chiama... Cannolo di Sicilia. No, si chiama... Ucannolo. Ucannolo. Pensavo il cannolo di Arturo. No, Ucannolo. Ucannolo. Tra l'altro abbiamo creato altre due varianti di questo cannolo. Che verranno aggregate. Che verranno... No! Voi seguiteci, seguiteci come fate sempre, seguiteci come... Allora ragazzi, anche per questa sera il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un pollicione verso l'alto, mentre se non vi è piaciuto andate... affanculo. Come? No! E mi raccomando la condivisione, perché come dico sempre, la condivisione ci permette di crescere, farci buttare addosso tanti atomizzatori, che sono tanta roba, dallo zio Ripilio e Svapo Service, i fratelli Sparciano. Sparciano sono sempre quelli che fanno... Sì, sono sempre loro. E quindi condividete sui vostri social, seguite noi sui nostri social. E anche per questa sera La Compagnia dello Svapo è tutto. Ci rivediamo alla prossima. Ciao cari. E io che cazzo svapo. Ora per favore, un attimo, un attimo.
attimo solo. Mi cambiate di nuovo e mi fate un attimo stare un attimo sereno. Che palle. Ti posso portare il fenicottero? No! Ti puoi anche portare il fenicottero, però per un attimo voglio sentirmi normale. Guarda. Stava buttando giù la luce. Beh, fa niente. Ah, che bello! Ora, siccome in realtà non ho registrato niente perché vi ho preso in giro, ripartiamo. Benvenuto a Daniela, compagnia nello...